Benvenuti in questo nuovo video, un video di spiegazione. Marinella chiede il contatto per suo fratello. Andiamo subito a schermo intero e vediamo questa sessione. Marinella? Cerca suo fratello Claudio. Caro Claudio, sei qui? Mi dice: sono arrivato. Servito vuol dire che sono qui, sono qua a servizio, o meglio, per parlare in metafonia con te e lasciare il messaggio. E subito si capisce la sua posizione attuale, nel senso che fa questa sua espressione e se guardo Tamo, quindi ci fa capire che comunque lui sta bene. Risentiamo. E dice: ci sono anch'io Remo, non so chi sia questo Remo, però c'è anche un Remo insieme a lui. Possibile che sia un'anima o possibile che sia un ministro, se non è parente di Marinella. E poi c'è anche un Alviero insieme. E come potete vedere c'è sempre più di un'anima nelle sessioni. C'è Luca, il mio spirito guida, okay, sì. Che mi aiuta in questa sessione. Che ci sei, Claudio? Allora, Marinella vuole sapere se stai bene. Dice Luca, dice a Marinella che ti vedo. E dice: poi dolorosa qui, nel senso che lui ti vede e vede che comunque la tua vita non è facile, e vede che tu stai passando o hai passato anche un periodo molto doloroso, e lui lo sa, perché dice che ti vede. E lui fa dei murales, questa è una mia guida, molto probabilmente penso che gli piaceva disegnare, magari era una sua dote artistica, e dice che fa murales, cioè praticamente disegna. E ti dice: chiaro, ti aiuto. Tu capisci bene che cosa ti sta dicendo, perché abbiamo parlato in privato e quindi lui è lì e dice: chiaro, ti aiuto. A lungo andare son galline. Qui sta parlando molto probabilmente di qualche tuo amico, meglio amica, che ti sta dicendo che alla fine sono galline, quelle persone che comunque io penso che in qualche maniera abbiano discusso su di te, sulla tua situazione familiare, eccetera eccetera, e quindi ti dice: lasciali parlare, sono galline, cioè fa niente, ecco. Qua dice: usa, vai in alto, nel senso non ti preoccupare delle parole delle persone che parlano per niente, tu lascia stare, fai scivolare le cose, così tu vai in alto. Questa è, come dire, se ti fai accompagnare da determinate situazioni o ti fai crollare da determinate persone, situazioni che parlano per niente, ti abbassano il tuo stato vibrazionale, e quindi lascia stare queste persone qui,
quindi fatti scivolare le cose e vai in alto con le vibrazioni. E lui risponde alla domanda che tu gli hai chiesto. Io sono in alto, io sto bene, sono nella luce. Mi pare di aver capito che stai bene, comunque poi controllerò quando sento il video, perché non posso sentire sempre tutte le interazioni. Allora Claudio, ti chiedo, sei nella luce? Io faccio la domanda, ma mi aveva risposto. Qui dice, qui si lagga. È uno slang giovanile, nel senso che quando uno vede una diretta e c'è una specie di buffering, quando vedete che comunque carica il video, lui dice che qui si lagga, nel senso ha problemi nel modulare, ha problemi di interazione, e quindi mi fa pensare che comunque è abbastanza giovane come persona, perché qui, cioè, dice uno slang molto giovanile come i bro, zi, e qui si lagga. È molto bello, interessante comunque questa parola. Qua dice c'è il lista Davo Findoro, loro hanno anche loro una lista, e non so chi è questo Findoro, e sinceramente non so cosa dire su questa interazione. E questo si è seduto, questa persona che è in lista si è seduto. E tuo fratello fa i giretti per ore, nel senso scende dall'aldilà, scende dai piani astrali più elevati. Queste sono le mie guide che me lo dicono, che fa i giretti per ore. Poi ho capito il perché lui fa i giretti per ore. Adesso andiamo avanti nella sessione e capiremo tutto quanto meglio perché fa i giretti per ore e va in giro nelle nostre zone. Allora, o meglio, va in giro nelle tue zone, nel senso nella tua casa e i tuoi affetti familiari, ecco. Poi Marinella chiede se hai un messaggio per lei. Qua dice che ti aiuta, ancora che ribadisce, guarda, ti aiuto, sono in alto e ti aiuto, almeno cerco di aiutare. E qua dice frollini per te, magari ho un biscotto che mangi o che mangiavi o che mangiava lui, e ti fa capire che lui con questa frase frollini a te. Qui parlo, sono io che parlo, e qua dice una cosa molto bella per me. Dice Gesù è con me, e con me ci sono anche le guide. Le guide chi sono? Sono i ministri, sono i santi, eccetera eccetera. Qua dice Dario è venuto bugie, non è il tuo parente, molto probabilmente qui è un'altra anima che si inserisce, se tu non hai un parente Dario, è un'altra anima che si inserisce, dice una cosa importante per la moglie. Dario lo conosco io, è di qui, e vabbè, penso che comunque non è inerente a te, ecco, insomma. Qua è lui che dice nipote conserva, nel senso che conserva l'affetto che ha per lui, conserva la stima che ha per lui, tu sai bene di che cosa sto parlando. E poi dice una cosa molto particolare, abusa, carezze, quindi tu sai che cosa sta dicendo tuo fratello, non lo spiego più di tanto, però tu sai cosa, Marinella, tu sai cosa sta dicendo. Marinella vorrebbe sapere, o meglio, se hai un messaggio
per suo figlio Luca. Qua dice lui un po' militare. E qui ci sono alcune interazioni su Luca che mi hanno fatto fermare alla sessione, parlare con Marinella per capire meglio una determinata cosa. Andiamo un attimo avanti e poi faccio un discorso. Qui parlano le mie guide e dicono qui risolveremo quella cosa che tu chiedi a Papa Dio. Loro ti dicono che guarda, qui risolviamo la situazione. Olmo è la mia guida, è Sant'Antonio, dice una cosa, è Amido e dice hai un alieno. Adesso apro la parentesi, sapete tutti che comunque nel mio canale io ho portato canalizzazioni grazie alla mia amica di alieni, diciamo buoni, ok? Sempre nel mio canale ci sono dei video, ci sono due video molto lunghi, uno di 4 ore, uno quasi di 2 ore del professor Malanga che spiega determinate cose sugli alieni, io le ho studiate. È venuto fuori, capita molto spesso, noi abbiamo a che fare con questi alieni che non sono molto belli e bravi, cioè ci sono dei libri a riguardo di adduzioni, ci sono insomma i rapimenti alieni, sto parlando, e difatti qui dice una cosa a Olmo. Sant'Antonio dice una cosa molto particolare, perché dice che tu, Marinella, hai un alieno, ok? E non solo questo, nel senso, adesso ti faccio sentire un'altra cosa. Usa le impronte, quindi a tuo figlio Luca sono state prese le impronte da un alieno, oltre che tu hai un alieno. Poi adesso andiamo avanti nella sessione e poi dirò una cosa. Qua dice Olmo, io questa registrazione l'ho fatta 2 settimane prima che scoppiava la guerra nella striscia di Gaza, eccetera eccetera. Qui Olmo, Sant'Antonio, dice una cosa molto particolare che sinceramente non so se è inerente alla guerra, perché dice Abramo sarà tra di voi. Poi dice, arriva un'anima che dice vado qui. In questo spezzone che riguarda te Marinella e Luca, io ho chiesto, come tu ben sai, io ho chiesto l'aiuto della mia amica. Ho una canalizzazione da parte della mia amica, che adesso tu vedrai questo video, comunque ti manderò un messaggio privato, vedrai questo video e poi io ti spiegherò tra me e te che cosa succede nella tua vita, che cosa succede nella vita di tuo figlio. Poi se ci vuoi credere, io ti dico che è la verità, nel senso, queste cose le abbiamo già viste, purtroppo ci sono cose che non si possono portare sul canale perché sono molto forti e particolari, quindi la canalizzazione io non la metto qui perché questa canalizzazione è molto personale, è molto delicata e quindi non mi va di spiattellare determinate cose di tuo figlio in un video, diciamo, pubblico. Ecco, andiamo avanti. Allora ti do l'ultima possibilità, caro Claudio, per Marinella
se vuoi lasciare un ultimo messaggio, poi purtroppo ci salutiamo, i tempi molto ristretti e mi dispiace. Dice la dieta. La dieta, osservato, nel senso, pare che mi fa capire che tu stai facendo la dieta e cerca di osservare questa dieta. Poi parla di un anello, non so di che cosa stia parlando, dovresti saperlo tu. E poi dice non sarà con noi, non so chi di chi sta parlando. E niente. E qui purtroppo io avevo intenzione di fare due sessioni perché la batteria era quasi scarica, sono arrivato praticamente alla fine perché mancavano 30 secondi, la batteria si scarica. Insomma, questa è la fine, ma comunque alla fine dice andiamo a schermo intero, va. Comunque alla fine dice che è lì, ti aiuta, le mie guide dicono che ti aiutano solo riguardo a tuo figlio. E noi abbiamo fatto tutto il possibile per vedere la tua situazione e adesso ti farò capire un po' tutto quello che è successo nella tua vita, che cosa è successo a Luca, cosa sono successe tutte cose particolari, insomma, che abbiamo parlato tra di noi, e ti farò capire determinate cose. Sinceramente, come ho detto prima, se ci vuoi credere ci credi, se non ci vuoi credere noi abbiamo fatto il possibile, nel senso, per capire la situazione. A volte è difficile far capire determinate cose a persone che comunque non si rendono conto di che cosa c'è oltre la nostra veste materiale, perché comunque ci sono cose invisibili che sono belle e cose invisibili che sono brutte. E insomma, per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ah, Marinella? Cerca suo fratello Claudio. Caro Claudio, sei qui? Ok, ho sentito che ci sei, Claudio. Allora, Marinella vuole sapere se stai bene. Mi pare di aver capito che stai bene, comunque poi controllerò quando sento il video, perché non posso sentire sempre tutte le interazioni. Allora Claudio, ti chiedo, sei nella luce? Allora, poi Marinella chiede se hai un messaggio per lei. Marinella vorrebbe sapere, o meglio, se hai un messaggio per suo figlio Luca. Allora ti do l'ultima possibilità, caro Claudio, per Marinella, se vuoi lasciare un ultimo messaggio, poi purtroppo ci salutiamo, i tempi molto ristretti e mi dispiace. E niente, si è scaricata la batteria. Mannaggia. Non l'avevo caricata. E vabbè, a posto. Niente. Finita così la sessione. Mi dispiace. Ringrazio tutti
di essere stati qua.